Padre Claudio ci introdurrà nella prima tematica, Pietro chiamati ma sempre perdonati. Diamo un benvenuto a Padre Claudio. Grazie. Ciao a tutti. Dovrei dire günaydın, nasılsınız in turco. E voi dovreste rispondere çok iyiyim, teşekkür ederim. Dopo facciamo poi la prova, è più difficile dell'incrocio, credo. Comunque in qualche modo ci arriveremo. Incomincio subito perché il problema è che so quasi sempre quando comincio, ma non so quando finisco, e so che guarderò certe facce che mi diranno basta, mollala. Vorrei dire tante cose, sono davvero contento di essere qui in mezzo a voi e spero che lo capirete da come tenterò di comunicarvi qualcosa. Ecco, così volevo dirlo, perché non mi piacciono i discorsi retorici, però sappiate, penso di parlare a nome di tanti missionari, dei tempi così, delle giornate così, per noi sono il doping, sono quello che ci permette di andare avanti e ci permette anche di andare avanti sapendo che voi non venite solo a fare delle giornate così ogni tanto, ma che siete una rete gettata nel mondo che ci permette di stare a galla, perché questo è il grande problema, non solo nostro, non solo mio, ma anche di Pietro. Cerchiamo di cominciare a vederlo un po' questa mattina, lo faremo con la parola, abbiamo già cominciato con Luca in modo estremamente solido questa mattina, spero di non rovinare troppo quello che già di importante ci ha detto lui. Questa mattina mi farò aiutare anche da Alessandra che farà risuonare qualche pagina di Vangelo che ho scelto. Prima di tutto mi dicevo, certo che ci vuole un bel coraggio per scegliere Pietro come punto di riferimento della vostra meditazione, della vostra preghiera, di queste giornate. Certo, da un lato uno potrebbe dire stupendo, scelta istituzionale per eccellenza, vai tranquillo, Pietro, primo Papa, facciamo contenti dalla Curia Romana all'ultimo missionario sperduto in Papua Nuova Guinea, mettiamo d'accordo tutti, la sinistra e la destra della Chiesa, integristi e non integristi. Penso che sia più complicato, penso che sia più complicato. Credo che sia il contrario, la storia evangelica di Simone di Galilea è un po' un sassolino nell'ingranaggio dell'istituzione Chiesa ed è anche forse la prova più eclatante che i Vangeli e il libro degli Atti in modo particolare non sono dei testi politically correct, dei testi corretti politicamente, creati per dorare il blasone di Santa Madre Chiesa, e quindi forse sono proprio veri. Ecco, questa mattina in questo primo intervento vorrei ripercorrere qualche tappa della storia di questo Simone di Galilea prima che arrivi a gettare quella rete che abbiamo portato questa mattina come simbolo. Però è una biografia autorizzatissima, non è una biografia non autorizzata, perché la traiamo dai Vangeli stessi, dalla parola di Dio. Dato per te che non venga meno la tua fede e tu, una volta ravveduto, confermi i tuoi fratelli, Luca 22. Ma poi Gesù, solo a Pietro, ha dovuto ripetere il rimprovero, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Simone giura a Gesù di essere capace di dare la vita per lui. 5 minuti dopo spergiurerà di non conoscerlo davanti a una serva, cioè a una donna più serva. Cioè, davanti a una persona la cui testimonianza non poteva essere usata contro di lui, non valeva assolutamente nulla. Eppure Pietro, Simone, dopo vi spiegherò perché preferisco scegliere Simone, rinnega Gesù di fronte a lei. In questo personaggio gli evangelisti non fanno altro che concentrare e riassumere, direi, tutte le contraddizioni della vita del credente. Le nostre contraddizioni, le mie contraddizioni, in fondo. Simone, l'abbiamo sentito ieri, padre Marcello ce l'ha ricordato, è stato apostrofato da Gesù che gli ha dato del Satana.
ma è l'unico diavolo che noi sappiamo essere entrato nella sfera divina. Per tutte queste ragioni direi che vale la pena seguire i suoi primi passi tentennanti, il percorso dell'umanità di Simone, detto Pietro, qualche piccola tappa, prima appunto di arrivare a gettare queste reti. Hai ragione, Alex, quando dici che fortuna stare ai piedi del Signore per poter cogliere qualsiasi messaggio, anche solo una smorfia, una piega del suo volto. Eppure, io credo che il problema del buon Simone è che ai piedi di Cristo non ci voleva stare. Non ci voleva stare ai piedi di Cristo, Simone. Prima di arrivare a quella fantastica missione che Padre Marcello ci ha ricordato ieri, chi ero io per porre impedimento a Dio? Libro degli Atti, capitolo 11. Bene, Simone ci ha provato in tutti i modi a porre impedimenti a Dio. Ci ha provato in tutti i modi. Tant'è vero che il Signore perde la pazienza con lui. E allora facciamo un piccolissimo viaggio, se ce la faccio, in tre testi che ho scelto per vivere un po' più da vicino la parabola di Pietro. Allora chiedo ad Alessandra di aiutarci ad entrare nel primo testo, dal Vangelo di Giovanni. Ecco, sceglierò testi solo da questo Vangelo, avremmo potuto fare altre scelte, perché c'è un filo logico, una coerenza di un certo tipo. Primo capitolo, versetti 35-42. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò, e vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì, che significa maestro, dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro». È un racconto che avete sentito tante volte, è davvero interessante, potremmo fare tutto un convegno su questo racconto. Cercherò di indicarvi solo alcune piste. Prima di tutto, ancora una volta, Simone, proprio lui che doveva pascere il gregge di Dio, il primo papa, non arriva a Gesù direttamente, ma è condotto dal fratello Andrea. Credo che spesso e volentieri anche noi possiamo testimoniare del fatto che il Signore ci raggiunge non prendendoci per i capelli, almeno là dove può ancora farlo, come fece ad esempio con Paolo, ma attraverso, direi, una mediazione amica di persone importanti nella nostra esistenza, o anche attraverso incontri sorprendenti, non programmati. Direi che nel caso di Simone è ancora più stupefacente questo fatto, il fatto che Simone abbia bisogno di una mediazione, perché anche lui, come suo fratello Andrea, doveva aver sentito il Battista sulle rive del Giordano indicare ai discepoli di Gesù, o meglio, indicare ai discepoli suoi Gesù come l'agnello di Dio che toglie, attenzione, il peccato, non i peccati, il peccato del mondo. Cosa significava questa affermazione da parte del precursore?
da parte del mandorlo della primavera messianica. Scusa Alex, ti cito perché bisogna citare sempre le persone importanti, mi è piaciuto molto la tua immagine di ieri. L'agnello richiamava quello che Mosè aveva comandato di sacrificare, lo sapete, ad ogni famiglia nella notte della liberazione, nella notte di Pasqua, nella notte del passaggio del Mar Rosso, e di mangiare tutto perché gli ebrei dovevano iniziare il cammino verso la libertà e c'era bisogno di carne che desse forza a questo cammino. E allora Giovanni Battista indica Gesù: ecco l'agnello, cioè colui che dovete assimilare, colui che dovete mangiare tutto per iniziare questa liberazione. E questo agnello letteralmente estirpa, iron, il peccato, non i peccati, non è un aspiratore da peccati questo agnello, estirpa il peccato. Altro parentesi, quando vivete il sacramento della riconciliazione non fate la lista della spesa. Dio è venuto a estirpare il peccato, che è il rifiuto della pienezza di vita. E allora riflettete nella nostra vita quando rifiutiamo la pienezza di vita. Questo è il peccato secondo Giovanni, l'Evangelista. C'è un Dio che all'umanità, ad ogni uomo, fa una proposta di pienezza di vita incondizionata. Il rifiuto di questa pienezza di vita è il peccato. Allora, prima ancora di chiamarti il Signore, trasmettendoti la sua capacità di amore, ti dice: accogli la pienezza di vita che ti è stata offerta. Sii pienamente uomo e donna. E questa è la prima vocazione che abbiamo. Sii pienamente uomo e donna, contro tutti gli angelismi della storia della spiritualità cristiana e non solo. E Simone, secondo me, ha un grande problema. È un arrabbiato dell'esistenza. Ha un bisogno incontrollabile di imporsi, di affermarsi, di stare meglio con se stesso, di stare meglio nella sua pelle. Forse ritroviamo qualcosa di noi. E per essere pronto per la grande missione che il Signore gli affiderà, deve ancora accogliere la pienezza di vita, la capacità di amore che Dio vuole dargli. Avete intitolato questi giorni di incontro da discepoli a testimoni, sottolineando la necessità di meditare sul senso dell'andare a portare l'annuncio. Bene, vorrei prima di tutto dire a ciascuno di voi che noi non saremo mai pronti ad andare se prima non impariamo a restare. Non saremo mai pronti ad andare se non impariamo a restare. C'è un paradosso radicale che accomuna gli apostoli, che a dispetto del loro nome, apostolos è un termine greco che è praticamente ignorato dal greco letterario, ma il verbo da cui deriva apostello significa appunto inviare, mandare, esprime bene il contenuto della missione degli apostoli. Ebbene, gli apostoli, l'avete sentito, sono descritti da Giovanni come quelli che videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Un po' statica come visione della missione. L'apostolo, stando alla vita anche dei primi decenni del cristianesimo, non è in primo luogo quello lì che va, che parte, il missionario, o un uomo dello spirito, e neppure un testimone. Non è un inviato a, è uno che sa stare con. Oggi diremmo in termini più moderni, uno che impara a contemplare. Per me è un sollievo, perché finalmente ho qualcosa da dire quando torno in Europa. Io vivo in Europa in fondo perché vivo nella Istanbul europea, ma quando torno in Occidente, diciamo così,
quando tanti cristiani, compresi tanti confratelli miei, mi chiedono: e che state a fare in Turchia se non battezzate nessuno? O anche più semplicemente: che ci fate se non c'è prospettiva di impiantare cristianesimo? Si usa questa parola di marketing, no? Ebbene, da quando ho imparato a contemplare questo, a meditare questo Vangelo, ho una risposta. Impariamo a stare. Stare, come diceva mio confratello, morto martire, Pierre Clavry, a stare sulle linee di frattura dell'umanità, a stare ai crocevie della storia, o anche più semplicemente imparo ad accogliere la mia povertà, per rimetterla nelle mani del Signore. Ed era esattamente il programma che il Signore aveva previsto per Simone. Ma che faticaccia farglielo capire. Che faticaccia. No, Simone non era assolutamente pronto all'incontro con l'agnello e deve incominciare un lungo cammino. Fissando lo sguardo su di lui. Il verbo significa, il verbo greco significa penetrare, penetrare dentro, scoprire nell'intimo. E Gesù non gli dice apertamente, come al giovane ricco, una cosa sola ti manca, anche quello l'aveva fissato, con amore. Glielo farà capire strada facendo, anche perché gli mancava più di una cosa, diverse cose. Caro Simone, ti mancano ancora tante cose, ma è così che ho deciso di incontrarti. Padre Piero mi perdonerà se lo smentisco questa mattina, in parte almeno. Giovanni è l'unico evangelista, l'avete appena sentito, in cui nel Vangelo Gesù non invita Simon Pietro a seguirlo. Non c'è, vieni e segui. Non c'è. Al contrario, ovviamente, che negli altri Vangeli, dove è il primo discepolo a essere invitato da Gesù, e sappiamo le buone ragioni. Nel quarto Vangelo questo invito arriva solo alla fine, al momento della risurrezione, sulle rive del mare di Galilea o del lago di Galilea. Seguimi. Solo allora, dopo tutto un lavoro di anni, probabilmente almeno tre, Gesù potrà dire a Simone: seguimi. Adesso non glielo dice, non c'è, vieni e seguimi. Allora, niente chiamata ancora, ma due cose. La prima l'ho già detta, lo sguardo. Il tempo passa, vorrei dire tante cose. Alex ha ragione. Quanto bisogno abbiamo di uno sguardo. Quando voi amate qualcuno, ciò che conta di più è che questo qualcuno vi guardi, vi sorrida. Abbiamo tutti dei ricordi di adolescenti, voi forse sono ricordi proprio freschi che vivete adesso, io devo scavare un po' più lontano. E quando penso allo sguardo penso sempre alla prima davvero grande cotta che mi sono preso per una ragazza. Psicologi direbbero infatuazione adolescenziale, era qualcosa di assolutamente platonico. Però io me lo ricordo benissimo, questa ragazza, questa compagna delle medie. Creavo occasioni anche solo per poterla incrociare, nella speranza di farle notare la mia esistenza. Era questo lo scopo, affinché mi accordasse un sorriso. Se guardava nella mia direzione, senza vedermi, avevo l'impressione di non esistere. O se aveva uno sguardo impassibile, fisso, magari era addormentata ancora, mi sentivo letteralmente annientato, non esistevo. Questa, sapete, è la storia di Israele col suo Dio. Israele desiderava semplicemente che Dio gli sorridesse. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Salmo 79.
Esattamente questo. Noi talvolta pensiamo alla storia della salvezza come al fatto di vedersi risparmiati dalla punizione, di vedersi perdonati i peccati, anche questo, per carità. Ma nell'Antico Testamento questa realtà è molto più concreta. La salvezza è Dio che ci guarda con amore. La salvezza è Dio che ci guarda con amore. Se qualcuno ci guarda con amore, noi possiamo finalmente riposarci in questo sorriso. E abbiamo, credo, talmente nostalgia in questa società fredda di SMS e di chat monche. E questo volto di Dio, l'abbiamo già sentito stamattina, ha preso carne in quello di Gesù. Egli, Gesù, andava alla ricerca di tutti coloro che avevano bisogno di questo sorriso. E Simone ne aveva terribilmente bisogno. Gesù, lo dicevo prima, ci ha messo 3 anni per inchiodarlo con il suo sguardo sulla spiaggia del mare di Galilea dopo la risurrezione, dicendogli: mi ami, Simone. E solo là Simone si arrenderà. Sguardo. C'è un secondo aspetto ancora. Mamma mia, sono ancora solo al primo brano del Vangelo. C'è un secondo aspetto, ma questo è importante. Il suo primo incontro col Signore è caratterizzato da un elemento davvero bizzarro. Gesù gli cambia nome. Gli dice: tu sei Simone, ti chiamerai Petros, che significa pietra. È stato un trattamento esclusivo riservato a Simone, non l'ha fatto con gli altri apostoli. Ora, io credo che un po' obnubilati da secoli di caricature di una chiesa versione trionfalistica e anche di fiero orgoglio per il primato petrino, no, abbiamo forse pensato che è semplicemente assurdo chiamare un pescatore, un uomo di mare, pietra. Ma come fai a chiamare un uomo di mare pietra? Non ha nessun senso. È una promessa di fallimento a un professionista del galleggiamento. Non puoi chiamarlo pietra. E questa è una vera profezia per Simone. Caro Simone, gli dice Gesù, tu dovrai affondare come un sasso in mezzo al mare della tua presunzione e della tua cocciutaggine, prima di capire di che amore ti amo. Tu dovrai affondare. Un nome, una promessa. Tra l'altro c'è qualcosa di estremamente curioso, perché nel Vangelo di Giovanni l'evangelista non farà più dire praticamente questo nome di Pietro direttamente nella bocca del Signore. E quindi questo soprannome, a parte il giorno dell'investitura, ritornerà nei Vangeli solo una volta, in modo chiaro, nella bocca di Gesù, e potremmo dire in modo spietato. Gli rispose Pietro: io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte avrai negato di conoscermi. Ecco la pietra che sta affondando. Fino all'ultimo Simone contraddirà Gesù. E non solo. Simone avrà sempre delle idee migliori rispetto al Messia, tentando molto spesso, a più riprese, di orientarlo a partire dalle sue convinzioni. Altro che chi ero io per porre impedimento a Dio. Direi che Simone è una versione maschile di Marta. Sì, quella Marta che, riguardo alla sorella Maria, che considerava un po' troppo contemplativa per i suoi gusti, dice al Signore un giorno: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti,
Mo adesso ti dico cosa devi dirle, visto che non percepisci. E Gesù è paziente. Simone impiegherà tutta una vita a lasciarsi guarire da quella sua ferita. Dal Vangelo secondo Giovanni. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?» Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Forse anche voi volete andarvene?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù a Cafarnao, nella sinagoga, aveva fatto un lungo discorso, al termine del quale, e l'episodio che precede questo brano, alcuni dei suoi discepoli lo abbandona chiaramente, dicendo: «Scusaci, ma questo messaggio è troppo duro per noi». Perché hanno abbandonato Gesù? Loro, lo ha già appena accennato, credevano di seguire un Messia trionfatore, che avrebbe compiuto nuovi prodigi, un Messia della forza che avrebbe finalmente vendicato la seconda parte di quel testo isaiano evocata prima da Luca, il popolo oppresso. E quando sento nel discorso, il capitolo sesto di Giovanni, in cui Gesù insiste che il regno di Dio che lui è venuto a inaugurare non verrà imposto con la violenza, ma attraverso il dono della propria vita agli altri, questo non è quello che vogliono ascoltare. Molti si tirarono indietro e non andavano più con lui. Ma Gesù non attenua il suo messaggio, non lo cambia per far piacere all'elettorato. Il Dio che si è manifestato in Gesù è un Dio amore, in lui non ci sarà alcun aspetto di violenza. E allora rispose Simon Pietro. Quando il soprannome Pietra è associato a Simone, vuol dire in generale che c'è una cosa buona e una cosa meno buona. Simon Pietro gli rispose, avete sentito, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Yes, bravo Simone. Questo è interessante. Simon Pietro, poi a nome di tutto il gruppo, riconosce che in Gesù c'è una parola di qualità, una qualità tale che è quella definitiva. Ma attenzione, ecco il Pietro che emerge, c'è una seconda parte della frase, gli dice: «E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Seconda parte del versetto 69, capitolo 6. Questa affermazione ci pare suonare abbastanza bene, ma in realtà è un po' inquietante, perché negli altri Vangeli, conoscete l'episodio di Gesù a Cafarno, quando ha uno scontro durissimo con un indemoniato. L'indemoniato si rivolge a Gesù esattamente con le stesse parole di Pietro. «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Il Santo di Dio significava quel Messia che noi attendiamo, quello bello potente, quello con la forza straordinaria, quello che lotta
contro il male radicale. E l'Evangelista ci fa capire che Simon Pietro è su questa linea. Non c'è niente da fare. Pietro perde il pelo, ma non il vizio. E la risposta di Gesù non è entusiasta. Gesù dice: non ho forse scelto io voi, i dodici? Nota a piedi di pagina, mannaggia chi me l'ha fatto fare. Ma non c'è nel Vangelo questo. Eppure uno di voi è un diavolo. Di fronte alla dichiarazione di Simone, Gesù annuncia il tradimento proprio di uno di quelli che, anziché abbandonarlo, aveva scelto di continuare a seguirlo. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù non identifica Simone come Satana, come il diavolo. Il vero diavolo è Giuda. E pertanto, in quella serata, la percezione degli altri apostoli non è molto diversa da quello del traditore per eccellenza. Non sono ancora discepoli, altro che apostoli, testimoni dell'incontro che ha cambiato radicalmente la loro vita. Non avevano ancora incontrato l'agnello di Dio che toglie il peccato, trasmettendoti la pienezza di vita che è capacità di amare. Del resto Giovanni l'aveva ben anticipato: Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi tutti quelli che hanno parlato di Dio ne hanno in qualche modo anticipato un'immagine imperfetta prima di Cristo, un'immagine sbiadita. L'unico che ci fa conoscere Dio è Gesù. Se vogliamo conoscere chi è Dio, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su Gesù. E la prima cosa da fare per alleggerire la sporta da viaggio del missionario, dell'annunciatore del Vangelo, è quella di liberarci da tutte quelle idee che abbiamo su Dio che non corrispondono a quello che vediamo in Gesù. È pura zavorra. Via. Liberarsene. E vado verso l'ultima parte. Vorrei ancora proporvi un testo evangelico, il più lungo, ma è davvero bello e lo conoscete bene. Allora chiedo ancora a Alessandra un aiuto e andiamo verso la conclusione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù.
Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di, chi è colui a cui si riferisce?» Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Preso il boccone, egli subito uscì, ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». Simon Pietro gli dice: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Vi chiedo un ultimo sforzo, ovviamente non vado a analizzare tutto questo brano così ricco, così bello, solo qualche passaggio. È il testo della svolta, anche se non ancora decisiva per Simone. È veramente un duro Simone, eh? Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La cifra della missione del Cristo è l'amore. Che cosa è venuto a fare nel mondo Cristo? Ad amare, a comunicare il suo amore. Guardate che non è sdolcinatezza, è fecondità. Ovvero è gesto creatore, creatore di novità, gesto che permette, l'abbiamo detto, agli altri di esistere. E Giovanni, questa frase un po' strana, prende a prestito un testo del libro del Deuteronomio, dove c'è scritto che quando Mosè terminò di scrivere in un libro le parole della legge, lo scrisse fino alla fine. Ora, come Mosè scrisse le parole della legge in un libro, fino alla fine, Gesù scrive il suo libro, cioè ama i suoi fino alla fine. Gesù è venuto a proporre una nuova alleanza, una nuova rivelazione, una nuova relazione, meglio ancora, con Dio. Mosè, il servo del Signore, aveva imposto una relazione tra servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. Gesù, il figlio di Dio, viene a proporre un'alleanza tra dei figli e il loro padre, l'abbiamo sentito ancora stamattina, basata sulla somiglianza del suo amore. Questa è la novità portata da Gesù. Il credente con Gesù non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Non è più facile, eh? È un po' più incasinato. E Gesù vorrebbe tanto far capire questo a Simone. Ma come? Come fare? Con effetti speciali? No. Come ci è già stato ricordato stamattina. Con un gesto sconvolgente, uno di più. Scrive Giovanni: «Mentre cenavano, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era uscito da Dio e a Dio ritornava», questa è la premessa, squilli di tromba. Siamo un po' in analogia con il testo che Luca ci ha commentato del dopo battesimo. Dopo che ha fatto il pieno di spirito, fu portato per essere tentato. Qui, squilli di tromba,
sapendo che il padre gli aveva dato tutto il potere, dico, minimo farà una benedizione urbi et orbi. No. Allora, ricordiamoci un attimo, siamo a cena, la famosa ultima cena. Sapete, Giovanni non riporta come gli altri evangelisti le parole di Gesù sul pane e sul vino, la preghiera eucaristica, ma è in fondo quello che più degli altri ci fa comprendere il senso profondo dell'Eucaristia. Allora, stiamo cenando. Dunque, quello che sta per fare non è un'abluzione rituale, perché quella si fa prima, non si fa durante la cena, si fa prima. E Gesù ogni tanto l'aveva chiesto a casa di Simone, là un altro Simone, gli aveva detto, scusa, perché non mi hai dato niente da lavarmi? Quando quella donna un po' strana aveva bagnato i suoi capelli e faceva le abluzioni un po' originali, un po' erotiche, direbbero i maligni. Ebbene, quindi non siamo a una purificazione rituale. Gesù non aggiunge una rubrica liturgica in più, questo ci penserà la Chiesa nei secoli, ma mette come una didascalia per dare il senso al quadro eucaristico. Tu non ti purifichi per la cena, ma è la cena che ti purifica. È la cena che ti purifica. Simone e Giuda, state ben attenti, il momento è arrivato finalmente per svelare il senso della mia messianicità, dice Gesù. Sapendo che il Padre gli aveva dato tutto delle mani e che tutto a Dio ritornavo, Gesù si alza, depone il mantello, che significa depone il dono della propria vita, e si cinge i fianchi. L'asciugatoio, facile da capire, segno del servizio, rimarrà il segno distintivo di Gesù. Nel Vangelo non ci è detto che se lo ritoglierà, semplicemente si siede, l'asciugatoio probabilmente rimane. Gesù non veste i paramenti sacerdotali, non indossa abiti religiosi. Quello che Gesù indossa non lo toglierà più, è il servizio. Gesù è riconoscibile dall'atteggiamento che ha di mettersi a servizio degli altri, non di prendere per sé, come Giuda. Poi, continua il brano che abbiamo sentito, versò dell'acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Non sto lì a commentare adesso questo gesto che è più che incomprensibile, assurdo. I piedi erano la parte più impura del corpo, non avevano ancora inventato le Timberland, quindi si andava con dei sandalacci, c'era polvere, c'era di tutto e quindi per strada si accoglieva. I piedi sono uno degli elementi essenziali da purificare nella tradizione ebraica, ma anche in quella islamica, nelle abluzioni pre-preghiera. Lavare i piedi era un gesto degli inferiori, dei servi, degli schiavi o comunque degli inferiori. Mai un padre avrebbe lavato i piedi al figlio, al massimo era il figlio che gli lavava il padre. Mai un uomo avrebbe lavato i piedi alla donna, mi dispiace donne, ma la donna al massimo lavava i piedi all'uomo, eccetera. Il Signore si mette a fare un lavoro di servo perché quelli che sono servi si possano sentire signori. Comincia a preparare il posto sul trono, sul divano regale. Nella religione, in ogni religione, si insegna che l'uomo deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. È bello, è vero. Qui però, al contrario, è il Signore che chiede di essere accolto per poter purificare l'uomo. Detto diversamente, il Signore non attende che l'uomo sia degno per poterlo accogliere. Ma l'accoglienza del Signore è quello che rende l'uomo degno. Non celebriamo l'Eucaristia insieme agli altri cristiani perché non siamo degni, siamo divisi. Ma è l'Eucaristia che ti rende unito. Questo sarebbe un grosso problema. Ma è l'Eucaristia che dà il dono dell'unità. L'unità non è una precondizione, è un dono dell'Eucaristia. La purificazione non è una precondizione, è un dono dell'incontro col Signore. Gesù non sta facendo un gesto semplicemente di umiltà, ma sta presentando una verità profonda. Dio
il Dio che si è fatto uomo, sta accanto agli ultimi. Allora, soltanto chi sta accanto agli ultimi della società, non necessariamente i pari, a volte gli ultimi sono molto più vicini di quello che immaginiamo, solo colui che sta accanto agli ultimi è vicino a questo Dio che si è fatto uomo. E chiudo con l'ultimo incidente che presento oggi, di Pietro. Ecco, Gesù viene dunque da Simon Pietro. Il fatto che Gesù per ultimo vada da Pietro significa che Simone era il più lontano, anche nella disposizione spaziale di questa Eucaristia. Ebbene, Gesù viene da lui e questi si dice semplicemente inorridito: Signore, tu lavi i piedi a me? Non era un gesto di umiltà di Pietro. Il problema è che se il maestro si mette a lavare i piedi agli altri, va a finire che tocca a farlo anche a me, questo. E questo era il problema di Simone. E lui non ha nessuna intenzione di farlo. Lui vuole essere il leader del gruppo, non mettersi al servizio degli altri. E allora, inorridito, dice: tu che sei il Signore e il Maestro, lavi i piedi a me, che sono un discepolo. E Gesù ha una risposta estremamente secca, laconica. Gli disse: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo intenderai dopo. Sarà quando lo vedremo, o meglio, oggi non lo vedremo più, lo scontro finale di Gesù. Questo è Dio, un Dio che si occupa degli uomini, che chiede di essere accolto dagli uomini, per dilatare la loro capacità di amare. E allora Pietro si trova con le spalle al muro. Lui puntava a una leadership in senso umano. Che cosa può fare? Ha ancora un colpo di genio e non sarà l'ultimo. Gli dice Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, il capo. Ma certo, trasformiamo la lavanda dei piedi in una sorta di bagno rituale, in una sorta, lo chiamo, di calderone di Obelix. Magari se ci cado dentro mi dà il superpotere. Pietro tenta ancora di buttarla sul rituale. Facciamo una mega purificazione. Pietro, il cucciuto, fa il furbo. Ma Gesù gli fa capire che il suo non è un rito purificatorio, ma è un gesto di servizio, ancora una volta. Quello che purifica, caro Pietro, non è farsi lavare i piedi, ma lavare i piedi agli altri. Quello che purifica, caro Pietro, non è farsi lavare i piedi, ma lavare i piedi agli altri. E sapete, non è finita. La cena termina ancora peggio di come era iniziata, perché dopo aver lasciato il comandamento dell'amore, Gesù annuncia la sua morte, ormai imminente. E Simone tenta un ultimo disperato colpo di mano. Gesù dice a loro: dove io vado, voi non potete venire. Perché? Perché Gesù va a donare la vita e i discepoli non sono ancora pronti a donare la vita per gli altri. Per gli altri. Perché Gesù va a donare la vita per l'umanità. Signore, perché mai non posso seguirti ora? Ecco, darò la mia vita per te. Dai. Pietro, chi te l'ha chiesta la vita? Pietro, chi te l'ha chiesta? Gesù ha appena detto che è venuto a dare lui la vita per i suoi discepoli. Ha detto che lui è il pastore che offre la vita per il suo gregge. Pietro è ancora completamente impantanato nella tradizione religiosa. Nella tradizione religiosa l'uomo vive per Dio e tutto quello che deve farlo per Dio. Con Gesù non c'è più da donare la vita per Dio, perché Dio dona la vita per gli uomini. Ora si tratta con Dio e come Dio di dare la vita per gli altri. Non vivere per Dio, ma vivere di Dio. E Pietro sta capitolando. Ha tentato di galleggiare
di surfare, diremo oggi, sulle acque del potere facile e affonda. Non sa nuotare, benché pescatore. Pietro non sa nuotare. E allora, meglio la terraferma, molto meglio. Era il primo giorno della settimana, Pietro partì con l'altro discepolo, quello che Gesù amava e per quello che non l'ha fatto Papa. Partono distinto, come degli automi, catapultati fuori dal loro rifugio. Da una notizia sconvolgente, la scomparsa di un cadavere, quello del loro Messia, che era finito molto male. Neppure nella corsa, Pietro, lo sapete, era vecchio, ce l'ha ricordato Marcello ieri, non se la cavava molto bene neanche nella corsa. Il nuoto era un disastro, la corsa non molto meglio. Che fatica. Ma almeno sulla terraferma non rischiava di affogare. Pietro non aveva ancora finito di asciugare le lacrime del suo pianto amaro, che era molto di più dell'espressione del rimorso per il rinnegamento. Quel pianto là era il lutto per la morte definitiva del suo Messia immaginario, quella controfigura che per diversi anni gli aveva impedito di incontrare il volto che guarda con amore. E la tomba vuota basta all'altro discepolo, a Giovanni, per credere. Il Vangelo di Giovanni stesso non ci dice se Pietro credette entrando, irrompendo in questa tomba vuota, però forse in quel vuoto misurerà la distanza ormai piccola che lo separa dall'incontro che appunto avverrà sulle rive del lago di Tiberiade, al termine di un'altra Eucaristia, finalmente non più traumatica come quella che aveva preceduto la passione. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Simone finalmente crolla, si arrende. Lui che pretendeva di conoscersi meglio di quanto non lo conoscesse Gesù, lui che quando Gesù gli disse non sei pronto a dare la vita aveva ribattuto, ti sbagli, io sono pronto a dare la mia vita per te. Ora finalmente si lascia scrutare, si lascia amare e Gesù per la prima volta può dirgli seguimi, seguimi. Come disse un grande profeta della chiesa del postconcilio, fratel Carlo Carretto, come potrei non amare una chiesa fondata su una tale pietra cocciuta? Grazie.